Buonasera, regà. Eccoci qua. Bene. Adesso aspettiamo un attimo che entrano le persone. Ok, i messaggi li abbiamo mandati. Sì, notifica su Discord è partita. Quella su WhatsApp in teoria abbiamo già mandata. A posto, allora. Facciamo tutte le menate qua nel frattempo. Speriamo che arrivi qualcuno comunque. Ok, nel frattempo bene, bene, bene. Sono stati rispondendo al sondaggio su WhatsApp, mi piace. Eccolo qua, uno. Ciao Capibara, com'è? Tutto bene? Ah, ecco, devo cambiare l'immagine di profilo comunque di coso. Di Twitch. Sì, devo cambiarla. Adesso mi viene in mente. Comunque, come va, Capibara? Tutto bene? Scusate. Ah. Ho la schiena che... Ho tutte le ossa che mi stanno scrocchiando. Allora, tu stai bene? Io tutto a posto, dai. Giornata un po' fiacca, mi sento uno zombie oggi, però... Per il resto abbastanza bene. Vediamo un po'. Possiamo toglierla. Sì, questo. Ah, sì, possiamo toglierla. Questo invece. Ne avevo già parlato delle. No, mi sa di no. Quindi ce la teniamo, dai. Biso, ciao, bentornato, me ne verifica di recupero. Az, hai studiato? No, ma se non dovevo questa notizia, sta news avevo già porco due, l'avevo già... Abbiamo già parlato in live, però non mi ricordo, quindi... Quindi, boh, nel dubbio... La ripropongo, vediamo un attimo. Comunque, cosa mi raccontate? Pokémon Violetto, sai che mi stai facendo venire voglia di vedere un attimo sto Pokémon Violetto com'è? Strafinti? Beh sì dai, intanto metti in tasca e via. Allora, di news, niente, questa... Bah. Ce la salviamo, cioè ce la prendiamo.
Ok, poi di altre cose onestamente non mi viene in mente nient'altro. Quindi vabbè, vediamo un attimo se troviamo qualcosa di succoso. Sì, finti perché sì, quelli sono generati dai siti. Però intanto. I cazzi, no? Poi non capisco, questi siti generano i Pokémon che poi tu tradi dove su Pokémon Violetto? Cioè, dei siti riescono a creare dei Pokémon che inseriscono dentro il gioco? Cioè, come funziona sta cosa? O stai parlando di Pokémon Go? Non ho capito. Master Ball c'è, cioè, per farti capire, un botto di Pokémon finti, però due Master Ball, beh, niente male, beh, se ti intaschi le Master Ball, no? Allora, sì, le notizie vanno bene qua su un po' questa settimana, quindi niente. Prendiamo queste poche che ci sono. Guarda un attimo se me ne sono sfuggite alcune da aprire. Comunque, cosa mi raccontate voi di questa settimana? Cosa avete fatto di bello? Comunque che sbocco tutte sti post, tutte ste cose che intasano il web di, vabbè, a parte la storia di Giulia, come si chiama, Cecchettin, che non so se l'avete saputo, però sia quello che, beh, ci può anche stare, però con tutto il resto di ste cose, ste menate di cazzo. Di ste cose, noi donne siamo vittime, voi uomini siete tutti delle merde, dovete chiedere scusa anche se non avete fatto niente, ah, solo perché nasci uomo sei uno stronzo, solo perché nasci uomo sei un violentatore. Madò, raga, che sbocco, mi fa salire il nervoso tutta sta merda che trovo che emerge a galla sul web, sia su YouTube che su Instagram che sul resto. Voi invece che ne pensate? Niente, qua la maggior parte sono i soliti post del cazzo che ho appena citato, quindi lasciamo stare. Allora, un secondo che leggo tutto. Capito. Sì, è un po' una cagata perché comunque cioè, tu ti puoi generare un Pokémon livello 100 con le statistiche al massimo e alla fine ti perdi il gusto del gioco. Anche se non capisco sta cosa, come fa un sito esterno a entrare dentro il gioco. Cioè, normalmente, cioè, almeno, tu compri, che ne so, Pokémon Violetto, dalla Nintendo ci giochi, dentro il gioco puoi comunque collegarti a un'altra Nintendo Switch, da Nintendo a Nintendo fai scambi, ma almeno che non ci sia tipo una roba tipo Google Chrome su Pokémon, cioè nel senso che tu ti puoi connettere proprio al web. Non capisco questa cosa. Cioè, come fanno i siti esterni a influenzare il gioco? Una volta era così, voglio dire. Tu avevi il tuo gioco, stavi nel tuo mondo offline, se ti coll potevi collegarti non via internet, ma via LAN, tra virgolette, a un altro Nintendo che era vicino a te per fare gli scambi. Però non, i siti esterni non avevano nulla a che fare. Ma ti pare che io studio, ovviamente, Biso, quando mai?
Ma l'importante è che non lo usi in pubblico, ok. No, ma allora, precisiamo che la storia di Giulia e quant'altro ci sta che si fa un minuto di silenzio, ci sta che dispiace la gente, ci sta a sensibilizzare la cosa, ok? Questa cosa è sbagliata, la violenza è sbagliata, il bullismo è sbagliato, l'omicidio è sbagliato e così via. Ma io sono d'accordissimo, cioè. E sono assolutamente d'accordo. A me quello che mi sta sul cazzo è beccare ste donne, ok? Datemi pure conto, però voglio dire ste donne del cazzo perché hanno rotto i coglioni ste donne. Poi vabbè, ci sono anche gli uomini, precisiamo, però la maggior parte sono le donne. Che fanno sti cazzo di post? Voi uomini dovete chiedere scusa. Voi uomini. O trattare l'argomento come vabbè. Biso, tu sei nato solo perché sei nato con il cazzo in mezzo alle gambe, sei già un violentatore. È così. Devi già chiedere scusa. Ma io non ho fatto niente. Devi chiedere scusa. A me onestamente queste cose mi hanno un po' rotto il cazzo, onestamente. Cioè, io non chiedo scusa a nessuno se non ho fatto niente. E non mi devo sentire in colpa per nulla se non ho fatto niente. Quindi devono smettere di rompere i coglioni queste cose. O fare i post. Giovani donne che state venendo al mondo, abituatevi a essere violentate perché tanto questo mondo è pro alla violenza. Ma che cazzo dite? Cioè, ma fatevi. Smettetela di bucarvi, Dio buono. Scusatemi, mi sono perso dei messaggi. Ah, sono arrivato qua. Un minuto di silenzio. E ne abbiamo parlato per 3 ore. Dicevo, ci sta. Fin qui. In che senso roba Naz? Cioè, io ho visto su Instagram quelle cose tipo foto dei paesaggi che se tipo tu strizzi gli occhi allora vedi il ritratto di zio Baffo, insomma. Intendi quella roba lì? Pokémon Home non so cosa sia. Ok, ma hai mai. Non la so sta cosa i commenti, la moda del sì, ok. Adesso stanno scrivendo: hai mai fatto un caporalato senza luci? Sì, ne ho sentito parlare, ma non comprendo la cheat. Comunque, hello Daniel, come va? Tutto bene? Ciao a tutti, regà. Ah, un bacione a tutti quelli che sono qua a farmi compagnia stasera. Ti manco forse il morto il papa. No, ma il punto è che, povera Crista, lei non c'entra niente e mi dispiace tantissimo per quello che gli è successo. È una cosa che non dovrebbe capitare a nessuno. E sottolineiamo a nessuno. Perché quello che mi sta sul cazzo è che succede qualcosa a una donna. Minchia, povera Crista, era un angelo. Viene violentato un uomo. Finalmente, oh, se lo meritano sti uomini di merda. Ma scusatemi, ma cosa cazzo abbiamo fatto di cosa abbiamo fatto di male nella vita? Posso capire chi fa queste cose, ok? Come quello che hanno fatto a Giulia. Va bene, ci sta, deve pagare, sono il primo a dirlo. Però che cazzo, le altre persone che non hanno fatto un cazzo non c'entrano niente, quindi hanno rotto il cazzo di fare tutti sti post, vabbè, ma gli uomini fanno tutti schifo, gli uomini sono tutti merde. Almeno io la penso così. Poi se voi siete fate parte di quella popolazione di gente sodomizzata che fa "no, hanno ragione, dobbiamo chiedere scusa perché noi uomini siamo una razza di merda", allora per favore andatevene via perché io queste cose non le sopporto. Sta mole di odio giusto per imporre forzatamente il proprio punto di vista. Tra l'altro, ecco, stasera ci sarebbe un mio amico che avrei dovuto invitare qua perché, madò, queste cose veramente preso. Però vabbè. Ci sarebbe stato da divertire, insomma, con questo mio amico qua. Che pare quattro pubblicità. Mi dispiace un botto, capibara. Se in futuro riuscirà a farti la sub, ti eviterà tutti questi problemi. Pure più due pubblicità, ma che palle.
Diciamo che una parte delle pubblicità sono quelle che ho anche impostato io, Potrei anche disattivare le pubblicità, ma diciamo onestamente, un qualcosina se è possibile. No, forse penso che la monetizzazione obbligatoria, forse penso che una pubblicità ogni tot sia obbligatoria. Non lo so, dovrei controllare le impostazioni di Twitch, però comunque in generale un minimo di pubblicità cerco anche io di lasciarci, giusto anche per avere qualche centesimo di entrata ogni tanto. E poi cosa, dove sono arrivato? Sì, più che altro guarda Daniele, che stanno strumentalizzando la cosa, tipo fanpage e molte altre cose. Non penso, ah, avete visto, è morta una donna, e usano questa scusa per dire, ah, avete visto, tutto questo perché viviamo nel patriarcato, che non c'entra un cazzo. Non c'entra veramente un cazzo. È stato un uomo, vero, ma anche le donne fanno omicidi, quindi voglio dire. Solo che è la classica cosa del facciamo pubblicità solo su quello che ci interessa. È una merda, uno scandalo in generale, cioè fa tutto schifo. Adolfo, quello non fa ridere. A me un pochino mi ha strappato un sorriso, ti dirò, capibara. Boh, non lo so, è un po' come quello, come la foto del ragazzo un po' scuro, insomma, che fa POV. La maestra chiede qual è l'oggetto di utilizzo più scambiato nell'Ottocento. Risposta esatta. E poi fa, ah, cazzo, ho capito adesso. Cioè, hai capito? Cioè, sono quelle cose che, vabbè, uno lo fa per, cioè, gli strappa una risata per scherzo. Però anche qui, le persone di merda del giorno d'oggi, i moralisti del cazzo che fanno, però noi non dovete ridere su queste cose. Perché alla fine, se ridete per quello, quella lì è la base di quello che poi comporta omicidi per razzismo e altre cose, no. Poi la gente si fa i film mentali, in sostanza. Vabbè, esatto, tutte le altre morti di donne e uomini, e se ne sbatte il cazzo. Infatti io tipo che seguo uno youtuber, che probabilmente conoscete, si chiama Twinner, che parla di tutte queste cose qua, ha effettivamente detto una cosa molto sensata, ma noi ci pensiamo a tutte le morti sul lavoro, a tutti gli omicidi fatti da donne, che possono essere la donna gelosa che scopre il fidanzato che la tradisce e lo fa fuori. O le madri che, sapete quante madri ci sono che lanciano il neonato appena partorito dal finestrino dell'auto in corsa, o li abbandonano, o semplicemente donne che escono fuori di testa e ammazzano i bambini piccoli e poi si tolgono la vita loro. Cioè, voglio dire, però quelle, no, chi se ne frega, capito? Un uomo fa fuori una donna, caso nazionale, capito? Cioè, voglio dire, è sbagliato in tutti i casi. Io non voglio dire che adesso sta qua se l'è meritato o altre cose. Assolutamente no. Assolutamente no. Non se l'è meritato e mi dispiace. Però mi dispiace per lei, come mi dispiace anche per gli uomini che vengono fatti fuori dalle donne. Voglio dire, non sono come quelle, come ste donne del cazzo che stavo dicendo adesso, che fanno tutti i post. Ah, quando capita agli uomini, godo, godo, godo. Se lo meritano, così imparano. Ma imparano cosa, porco Diaz? E così vi abbassate al livello di quei uomini che fanno violenze sulle donne. Cioè, siete allo stesso livello, se non peggio, a sto punto. Solo che non lo capiscono. Per loro è giusto. È giusto che gli uomini soffrano, e però poverine quando le donne soffrono, cioè. E questa è disparità dei sessi, voglio dire, eh. Vantano tanto il parità dei sessi, quando in verità vogliono sminuire gli uomini, Detta così. E sta cosa mi fa abbastanza incazzare. Soprattutto perché io sono una persona che ha sempre cercato nella vita di essere buono con il prossimo, gentile. Buonasera, Fernando. Sa, sa. Ciao.
Quanti comandi ci sono? Punto esclamativo command. A parte che sotto la live trovi malo bene i comandi più importanti, quelli più utilizzati in sostanza. Però dicevo, a me la cosa che mi fa incazzare è che io sono una persona che fin da piccolo è cresciuta con la cosa che sii buono, sii gentile, cerca di essere una persona buona con gli altri, perché se tu sei gentile con gli altri saranno gentili con te. Risultato l'ho sempre presa nel culo, onestamente. Perché io cerco di essere gentile con gli altri, perché dico, se sono gentile la gente fa, ah, vabbè, ghost è una brava persona, è gentile, allora la gente mi vuole bene se io sono gentile con loro. E no, e poi io cerco di essere una persona migliore a questo mondo, e il risultato è che mi becco post, voi uomini siete tutti delle merde. Grazie, voi uomini siete trattate le donne come delle merde, ma in verità no, non me ne frega un cazzo, siete tutti dei stronzi, dei violentatori, ma così, facciamo di tutta l'erba un fascio. Ah, non avevo visto, bello nuovo logo, come l'hai fatto con Photoshop? In verità tra l'altro devo anche cambiarlo, perché quello lì era una versione 1.0, adesso dovrei caricare la nuova, che forse in teoria è anche un pochino più bella. Adesso poi ditemi un po' voi, Allora, dov'è che ce l'abbiamo? Col piede in... Eh? In che senso? Aspettate un attimo, Vediamo un attimo come si vede qua il logo. Quello che vedete voi adesso. Cioè, carino, ma... Non lo so, proviamo il nuovo, va? Che in verità è simile. Dov'è che è impostazioni, giusto? Nel senso che te pigi un calcio in culo. Esattamente. Cioè, alla fine, le persone così... Una persona che cerca di essere... bravo a questo mondo, e dice, voglio essere gentile, perché comunque... Avete presente la solita frase, la gentilezza è una chiave che apre tutte le porte. Le solite stronzate che ti vengono a rifilare. Poi ti becchi ste persone del cazzo che vogliono indottrinare le persone dicendo, ah, i uomini sono tutti merda, i uomini sono tutti violenti, i uomini si meritano di subire tutto quello che subiscono le donne. Quindi se una donna subisce una violenza, ah, oh, poverina, uomini di merda, sono uomo, subisce una violenza, vedi le donne che si strofinano le mani, ah, godo, se li meritano ste merde. Alla fine anche uno come me dice, ma vaffanculo, allora comincio anche io a usare la violenza. Cioè, adesso non voglio dire che è giusto usare la violenza, però alla fine dopo uno che cerca di essere un buon Cristo, Dio buono, e si becca accuse di sto genere solo perché sei nato uomo, è una, è due, tre volte. Poi vorrei anche ben dire che la gente si incazza e si dice, se io sono gentile con le persone, loro mi danno dell'uomo di merda. Allora vaffanculo, ora per beccarmi sti insulti, per essere definito una persona violenta e altro solo perché sono un uomo, allora tanto vale che lo faccio, cioè capite un po' il senso. Con questo ovviamente voglio ribadire che non è giusto farlo, che è sbagliato. Però uno si può anche aspettare che prima o poi succedano queste cose. È un po' come anche... Sempre il discorso di sti fenomeni del clima, quelli che bloccano le autostrade e altre cose. È una giusta causa? Sì. Lo fanno nel giusto modo? Assolutamente no. È ovvio che se tu blocchi la strada a una persona oggi, gliela blocchi domani, gliela blocchi dopodomani, la causa è giusta. Però è normale che prima o poi qualcuno passa la violenza, come è successo qualche forse settimana o mese fa. Nella mia scuola ci è stato il minuto di silenzio per Giulia, non dico che è sbagliato, ma quando è morto Inquisitore o altri uomini, le donne hanno detto ascià come godo. Esatto, quello voglio dire. Muore un uomo, si toglie la vita a un uomo perché è vittima del bullismo, le donne cosa scrivono? Ah, godo, se lo meritano, perché gli uomini sono delle merde. Oh! Per fortuna che non siamo in America, se no se sapessi... Non dico cosa gli farei a ste donne, se no. E sono stronzo? Sarò stronzo, ma giusto tanto quanto loro. Cioè, a me sta cosa mi fa incazzare. Che ste qua, che poi in verità non sono solo donne, ci sono anche gli uomini, probabilmente gente che...
gente che ha qualche problema in testa, probabilmente, che dicono: no, sì, noi uomini siamo delle merde, dobbiamo chiedere scusa a prescindere perché siamo nati uomini. Gente lobotomizzata. E boh, non voglio ripetere per l'ennesima volta le solite cose, però. Quindi è tutto un sistema sbagliato. Vediamo un attimo. Esatto, se insisti è inutile. Cos'altro mi sono perso sopra? Con il porto di armi come in America c'è un e alle donne di questo tipo, sto facendo lo stesso ragionamento delle donne. Sì, comunque prima vi facevo l'esempio. Allora, c'è stato il fenomeno, sapete, di questi qua, di sti altri. No, così non lo posso dire. Diciamo, sta gente è un po' pazza, ecco, diciamo così, che ci scampiamo il ban almeno. Che fanno, diciamo, fermano le autostrade per il clima, distruggono monumenti, opere d'arte, per il clima, ok. Allora, che l'inquinamento è sbagliato, ci sta, ok, sono anch'io pro al green, ok, perché dovremmo non inquinare di meno, non inquinare proprio il mondo. E va bene, ci sta, però c'è, se tu blocchi l'autostrada, blocchi la strada a delle persone, soprattutto ci sono stati casi in cui persone sono morte perché sti coglioni hanno fermato ambulanze o pompieri. Alla fine, come è successo in Sud America, hanno fermato la strada, è sceso un uomo in pensione, ha caricato la pistola e ha ammazzato due persone. Uno dice: è sbagliato? E beh, è ovvio che è sbagliato come reazione. Però, cazzo, non voglio dire ha fatto bene, però diciamo che era ovvia come cosa. Perché se tu rompi il cazzo e uno, due, tre volte, alla fine uno reagisce male. Con questo non voglio dire che la reazione con la violenza sia giusta, però è inevitabile in certi casi. Anche qua ci saranno un sacco di uomini a questo mondo che comunque saranno persone brave, gentili, che Se cercano di l'hai aiutare il cercata, diciamo. prossimo. Esatto, se la cercano. E queste donne, comunque, queste donne, questi uomini, tutta questa mole di persone ignorante che pensano: vabbè, se le donne subiscono violenze, poverine, povere criste, perché noi donne non ci meritiamo niente, quant'altro. Se invece subiscono queste cose gli uomini se lo meritano. Prima o poi, secondo me, non voglio dire, ripeto, che gli sta bene, però è inevitabile che alla fine subiscono anche loro qualcosa. Perché se il 50% delle persone, dei uomini, sono violenti, ora esageriamo dicendo il 50% sono violenti, trattano male le donne e altre cose, l'altro 50%, come dicevo, sono persone, poveri cristi, che cercano di essere buoni e gentili a questo mondo, per vivere in modo un po' più pacifico con le altre persone che le circondano. Se facendo così si vengono definiti persone di merda, anche loro violentatori e altre cose, soltanto perché altri uomini che non sono loro lo fanno, anche sti qua che sono buoni alla fine diventano cattivi pure loro. Stesso discorso. Come se a me mi venite a dire che mi venite a accusare di essere Mr. X che va a fare le rapine in banca. Io vi dico: non sono io, non sono io, non sono io, e continuate ad accusarmi. Allora un giorno dico: ah, vaffanculo, vado anch'io a rapinare le banche. Tanto se continuate a dirlo, a sto punto, per essere accusato di qualcosa che non ho fatto, lo faccio. Cioè. Ed è sbagliato, ed è sbagliatissimo, però tutti sti movimenti del cazzo portano anche le brave persone a diventare cattive, me compreso. Con questo non voglio dire che ho intenzione di violentare le donne, non lo farò mai, state tranquilli, però ogni tanto un bel vaffanculo e spero che ti succeda qualcosa di brutto, mi viene da dircelo. Facciamo un recap di tutti i messaggi, che qualche cosa me lo sarò perso. Vi giuro, quando escono sti argomenti mi si gonfiano le arterie, peggio di Dragon Ball. Allora, ma con tavoletto mouse? Con mouse. E grafica, che fine ha fatto? L'ho abbandonata perché, boh, a parte non ci ho avuto molto tempo, però sa, cagava anche poca gente. Magari in futuro chissà tornerà. Tra l'altro su WhatsApp, sul canale WhatsApp, punto esclamativo WhatsApp, per entrare in questo canale, se ancora non avete fatto, ho lanciato un sondaggio dove vi chiedo quale nuova serie volete che porto insieme a Fortnite, quale altro gioco volete che porto.
E, beh, appunto, la gentilezza è sempre la risposta, ma se poi una persona ti insiste a rispondere con la violenza, che fai? Che fai a fare la Carmen? La Carmen di Gumball? Non so chi sia Carmen. Ghost, ma perché Ah, ci sì. è scritto gioco con voi nella descrizione della live? Come gioco con voi? Ah, sono i tag, scusami. Ok, grazie che mi hai fatto notare. E qua sopra cos'altro mi sono perso? Minuto di silenzio? Sì, no, il minuto di silenzio ci può stare. È una tragedia che, come dicevo, ci sta. Però, Inquisitore, per esempio, lui chi se l'è cagato? Perché? Perché è un uomo. Se fosse una donna che si fosse tolta la vita per cyberbullismo, minchia, Dio. Ci avrebbero veramente messo crocifisso a tutti gli uomini, indipendentemente da chi l'ha fatto e chi no. È un botto semplice, cioè se ci pensi in fondo sono due forme, un cerchio e un botto semplice, però rende l'idea, esatto. Ma guarda, ci ho lavorato per delle settimane perché c'è lo studio delle forme, i colori da usare e altre cose. E poi non sembra perché comunque un fantasmino lo puoi fare in diversi modi, per esempio quello dei punti canali in un modo, quello delle emoji in un altro. Minchia, 7 aspetti ci sono. Ciao regà, grazie a tutti. Grazie di essere qua. Mi sto un attimo riprendendo tutti i messaggi qua. Ma diciamo che comunque a quello che dice Capibara. Minuto di silenzio è stato un minuto di silenzio e basta infatti sentire la scuola così silenziosa non mi sembrava tanto normale. No, però c'è. Cioè, diciamo che è simbolico un minuto di silenzio, ma serve a qualcosa? No, onestamente non serve a un cazzo, è abbastanza inutile. Però se uno lo fa è una cosa simbolica. Quello che si dovrebbe fare se alla fine la gente si vogliono ridurre queste cose non è fare post del cazzo da donne mentecatte che fanno tutti gli uomini sono delle merde solo perché sei nato uomo, ok? Ma è fare della sensibilizzazione, far capire che comunque la violenza è sbagliata e queste cose qua. Questo aiuta. Far capire che se io ti piglio a schiaffi ti fa piacere? Non penso. Allora anche tu non mi pigliare a schiaffi. Perché tu pensa se ti faccio quello che tu vuoi fare agli altri. Già questo far riflettere le persone su queste cose aiuta. Aiuta, ma aiuta un milione di volte tanto che fare un post di una femminista che fa: donne del giorno d'oggi, imparate, crescete sapendo che nella vostra vita verrete violentate. Perché gli uomini sono tutti cattivi a questo mondo. Cioè, non so che cazzo si sono fumate, ma minchia, datemene un po' perché deve essere buona. Cioè, questo mi viene da dire. Cioè, riassunto tutto in soldoni. Vediamo un attimo cosa ci dice ancora Capibara sotto. Per vivere in modo pacifico non significa bloccare la strada e far arrivare, per esempio, lavoro alla gente che così fa solo del malcontento, esatto. Ma a parte che se tu blocchi un'autostrada e di sicuro la gente manco la spegne la macchina, magari non fai altro che inquinare di più, in sostanza. A parte che comunque se tu fermi la gente in autostrada, fermi i dipendenti che vanno a lavorare in ufficio, non risolvi un cazzo perché non è che stai fermando, cioè loro non hanno voce in capitolo alla fine. Capisco se tu fermi il ministro dell'ambiente, che cazzo ne so, gli fai perdere tutta la giornata e fa. A parte che colui ti manda a fanculo e il giorno dopo continua a inquinare ancora più di prima, ok? Non gli fai comunque capire la lezione. Cioè, sono cose complicate che io nemmeno io sarebbe giusto che mi metto in mezzo a. Perché io non sono un esperto di ambiente, non sono un esperto di psicologia, non sono un cazzo, quindi. Però di certo fare i post su Instagram dove si incita all'odio non risolve palesemente niente. Allora, adesso sono riuscito a spiegare una cosa che era molto semplice, l'altra. Sono riuscito a spiegare una cosa che era simile all'altra cosa per una cosa che prima era venuta subito dopo la cosa per aver detto una cosa che avesse senso una cosa per fare l'altra cosa. Dopo
Questo sì che è parlare. E niente, comunque poi stasera abbiamo la tier list sull'alta moda. Se volete, adesso vedo che se ci sono 7 spettatori, vi lancio un sondaggio, anzi in verità no, prima del sondaggio ditemi un po'. Prossima tier list, prossima domenica, su che cosa volete che facciamo la tier? Che cosa volete che votiamo? Non so, film della Marvel, dell'MCU, film di Harry Potter, bibite, monster, patatine, non so, dolci. Un argomento a vostra scelta da votare. Quale? Ah sì, no, visto che comunque le macchine producono roba che fa male all'ambiente più del solito, esattamente, sì. Capitoli della Bibbia, e che cazzo l'ha letti? Tu segui i film e le serie della Marvel? Le serie no, però i film li ho visti tutti fino più o meno. No, Endgame tranquillamente. Poi ho iniziato un po' a singhiozzare, adesso non li sto più seguendo. Anche perché dopo Endgame io penso che non sia poi tutto sto granché. Cioè, la saga dell'infinito era veramente un bijou. Poi le cose cominciano un po' a scemarsi, secondo me. Videogiochi. Quella l'abbiamo già fatta, se non sbaglio. Si può, a parte che i videogiochi ce ne sono 500 miliardi. Si potrebbe fare un videogiochi in particolare, magari che so, tutti i COD per esempio, capite che intendo? Neanche Loki, no, neanche Loki. A parte che io non c'ho quasi mai tempo per vedermi serie TV o altre cose. Infatti, tra l'altro, ho disdetto pure Netflix. E Season di Fortnite, lì sarebbe tosta, veramente tosta. Io ne ho giocate poche, onestamente, di Season. Però se vi va, facciamo un bel sondaggio adesso. Treni. Che senso treni? Marche, cioè tipo Trenitalia e Trenord, queste cose qua. Facciamo un bel pool. Allora, prossima tier list, diciamo. Quindi, marche di treni. Poi, capitoli di Fortnite. Vediamo un po'. Cos'altro avete detto? Città. Città le avevo già messe in verità, città italiane. Possiamo fare città francesi, città tedesche, città americane, stati americani. O anche stati. I migliori stati d'Europa. Esempio. I migliori stati d'America. Cioè, possiamo fare il tier list su qualsiasi cosa. Questo è il potere delle tier list. Puoi decidere e votare qualsiasi cosa. Facciamo queste due per ora, vediamo un attimo cosa dite. Se no, c'erano anche quelle delle Monster. No, Monster le abbiamo già fatte, che dico. Energy drink, patatine, dolci. Marche di dolci, tipo Ferrero, Kinder, altre cose. Le possibilità sono infinite. Letteralmente. Valute monetarie, vai. E lì non mi fotti, eh. Io faccio trading sul Forex, quindi. In verità, onestamente, qual è La una sola valuta migliore sicuro degli per il mondo sta altri? diventando femminista con i social media perché Raga, va a favorire le 5 donne perché minuti. basta che si truccano e fanno vedere il culo 5 ed minuti a escono dal partire letto da con ora per 1.300 gatta al tradare. giorno Oddio, mentre i maschi si devono fare il culo con la banana magari in per palestra dire o la a vostra. scuola per studiare boh che ne so l'arte e magari fanno quattro liche in croce oppure se osano solo accennare il femminismo perma ban cioè capisci che non è equo e poi si dice parità di genere faccina Mi arrabbiata raccomando, faccio Capibara, culo Daniel, Fernando e internet. tutti voi altri, sopra di là trovate la tier list. Eh sì, votazione per la prossima tier list. Allora, ma solo secondo me il mondo sta diventando femminista con i. Oh, voglia, no, femminista, LGBT, cioè. Proprio praticamente il mondo social di adesso è che schifo i uomini, i maschi bianchi.
Invece viva le donne, viva i gay, viva le lesbiche, cioè, che poi oddio, cioè, non voglio dire che non, le donne o le LGBT valga meno, però dovrebbero valere tanto quanto gli uomini, né più né meno. Cioè, sta cosa delle donne gay, le lesbiche, le persone trans sono meglio degli uomini, invece l'uomo maschio bianco etero è merda, non vale niente, deve sparire. Cioè, perché? Perché spargere tutto sto odio? È quello che praticamente sto ripetendo un po' da più o meno mezz'oretta quasi. Minchia, già 3 quarti d'ora di live, mamma mia. Perché va a favorire le donne e la LGBT, Potresti diciamo. finire di leggere il messaggio per Sì, adesso cortesia, lo sto perché ti leggendo leggo un a bel pezzi. messaggio. Tranquillo, Fernando, non ti incazzare, non mi picchiare, ti prego! Allora. E basta che si truccano e fanno vedere il culo e boom. Ecco, tra l'altro in metà le donne dicono: vabbè, noi siamo solo strumentalizzate, quando la maggior parte delle donne sfrutta la strumentalizzazione. Cioè, sono ipocrite perché dicono: noi siamo strumentalizzate, vedi che le donne, se non sei magra, se non sei bella, nel patriarcato non vale un cazzo. Ma lo stanno anche cavalcando sta cosa, eh. Cioè, un sacco di donne si fanno l'OnlyFans. Che poi, oddio, non dico che è sbagliato, non dico che non dovete farvi l'OnlyFans. Vuoi fare OnlyFans? E fattelo. Però non ti lamentare che poi vieni strumentalizzata soltanto perché sei bella. E cazzo, lo stai facendo te di proposito, voglio dire. Comunque, 1 milione di like, 100.000 follower e via. E si fanno i big cash. Mentre i maschi si devono fare un culo della Madonna, magari in palestra, scuola. Allora, precisiamo che anche le donne si devono fare il culo in palestra, cioè. Non è che l'influencer che è un figo della Madonna è nato con questo fisico, no? Se l'è lavorato il fisico. Stessa cosa per le donne. Di certo quelle che hanno l'OnlyFans non stanno 20 ore al giorno sul divano a mangiare ciambelle, insomma. L'uomo, se vuole avere un bel fisico, deve allenarsi. Stessa cosa per la donna. Su quello diciamo che stessa cosa. Poi, sì, cioè dipende su quello lì. Il punto è sì che le donne vogliono la parità dei sessi, poi per loro per parità dei sessi, che poi in verità io ho anche un'amica che la volevo invitare in live e No, fare. sì, però per le donne, se l'uomo non ha gli addominali scolpiti, allora via, non mi interessi. Ma quello sì. Infatti avevo visto una clip che è stata molto virale di uno streamer americano che aveva invitato delle donne. Ha detto: ma voi vi fidanzereste mai se foste ricche con un uomo di McDonald's? No, assolutamente no. Ecco, infatti, per quello, perché voi avete tutta la puzza sotto il naso. Voi, se donne, se siete ricche, non vi fidanzereste mai con uno che guadagna 1.000 euro al mese per lavorare al McDonald's. Un uomo invece lo farebbe. Perché? Perché noi uomini siamo più magnanimi. Allora, mettendo tra virgolette che questo può passare come maschilista, ammettiamolo, ok? Perché diciamo che la frase che ha detto è che le donne c'hanno la puzza sotto il naso e gli uomini no. In verità, nì. Perché ha preso una nicchia, nel senso, ci sono donne che non hanno una puzza sotto il naso, come ce ne sono. Stessa cosa per gli uomini, ci sarà anche l'uomo che fa: io ho una donna che lavora al McDonald's, una pezzente non la voglio. Quindi lì, anche lì possiamo dire che è generalizzato. Però, aspettate un attimo. Cos'è che state scrivendo nel frattempo? Oddio, quanti. Aspetta, mi sono perso i messaggi, no? Sei pubblicità. E mi sono perso il filo del discorso. Comunque, il punto è che queste donne, le donne, queste qua, che queste nazi femministe, chiamiamole, vogliono la parità dei sessi. Che cosa intendo per parità dei sessi? Noi donne dobbiamo essere guardate, dobbiamo essere, diciamo,
coccolate, tutte queste varie cose, dobbiamo essere trattate come delle regine, l'uomo ci deve servire, l'uomo ci deve mantenere, quindi noi non dobbiamo lavorare perché noi siamo belle, siamo principesse, noi meritiamo tutto, dobbiamo essere trattate bene, l'uomo invece deve lavorare per noi, deve sgobbare per noi, deve darci i soldi, cioè, scusami, ma dove sta la parità qua? Cioè, quella è la loro parità dei sessi. Se poi tu a queste, a loro gli dici pure, però almeno io vado a lavorare, te lavo i piatti, ma che sono una schiava? Mica ti sei fidanzata con me perché io ti devo fare da mangiare. Ah, pure. Quindi noi lavoriamo, dovremmo mantenerle a queste nazi femministe, e poi quando arriviamo a casa noi dobbiamo fargli da mangiare, dobbiamo preparargli il letto. Cioè, è ridicola questa cosa. Però come ho detto... E io c'avevo questa mimica, cioè avevo, ho questa mimica qua che si studia questo argomento qua, e come mi ha ribadito anche lei, queste non sono le vere femministe, sono le nazi femministe, chiamano così, le vere femministe sono tutt'altre. E infatti volevo farci un salottino di Ghost con lei, dove parlavamo, chiarivamo questi argomenti in generale. Però sì, in generale queste non sono femministe, sono semplicemente delle stronze che sfruttano l'onda del patriarcato, un po' come i telegiornali adesso questa con Giulia, che dicono sfruttano una cosa che un ragazzo ha ucciso una ragazza per strumentalizzare che l'uomo è una merda, ok? Visto che c'è il patriarcato, queste qua ne approfittano, sfruttano il tema patriarcato, l'uomo è superiore, per passare come vittime, e come vittime fanno richieste assurde del tipo ci dovete trattare da regine e altre cose, che non ha senso. Perché poi non sono tutti scemi a questo mondo, qualcheduno lo capisce che son fuori di testa ste persone. Allora, cosa stavate dicendo? Sì, ho questo qua, ok, ho letto 15-30 secondi ci possono stare, ma se ne metti 6, allora che palle. Anche quello è vero, diciamo. Anzi, in verità no, non è molto vero, perché mi sono reso conto di una cosa, almeno qua, dove sono io, che in verità la bellezza è soggettiva. Quello che conta ancora più della bellezza in una persona, poi vabbè, ci sono quelle che dicono, io se non è alto 1,90 m, occhi azzurri, biondo, modello, addominali scolpiti, che guadagna 3.000 euro al mese, non lo guardo nemmeno. Ci sono anche queste fuori di testa che si pensano di meritare Brad Pitt, insomma. Però la maggior parte, io noto anche che qua ci sono anche ragazze belle, che stanno anche con gente che possiamo volgarmente dire sono abbastanza dei cessi. Perché? Perché quello che conta ancora di più dell'essere carino come ragazzo è il saper parlare. Saper parlare, saper essere estroverso, saper, diciamo, parlare, diciamo, detto in soldoni. Se tu sai cosa dire, come dirlo, sai raggirare, tra virgolette, la persona con le parole, tra virgolette, fatta per dire. Ora, nel senso, io non sono un esperto, donnaiolo o quant'altro, però insomma. E questo è per dire che anche gente che comunque non è tutto sto granché di bellezza, uomini che non sono tutto sto granché, si ci fidanzano e magari ragazzi già molto più belli a posto non hanno chance con delle belle ragazze, mentre quelli un po' più bruttini sì, perché molte ragazze danno anche poco conto Quello in che verità. vogliono le ragazze principe con carnagione chiara e poi sono dei goblin di Elisir. No, non è sempre così, almeno qua dalle mie parti ti dico non troppo, perché ci sono molti casi di ragazze carine che stanno con ragazzi abbastanza bruttini. Ma perché? Perché magari o le fanno ridere o magari sono i classici, voglio dire, i classici persone un po' ignoranti, sicuri di sé, che sono così sicuri di sé che comunque la donna pensa, minchia, sto qua è tosto, sto qua è sicuro di sé. O anche semplicemente sono stronzi, perché le ragazze, gli piacciono i ragazzi stronzi, insomma. Io vi giuro, mi fa incazzare anche sta cosa che ci sono un sacco di ragazze
che qua della mia zona che sentivo parlare, no, però io voglio, ma dopo sono tutti così stronzetti, si pensano di essere così superiori, sti Malessere. ragazzi e altre cose. Poi magari il povero Cristo che è, come si può dire, è gentile, premuroso, romantico, tratta magari le ragazze come se fossero delle principesse, le tratta con educazione, con gentilezza, ma via, sfigato. Perché? Perché sono quelle ragazze che vogliono essere insultate, prese per il culo, cioè, gli piacciono i ragazzi stronzi. E poi fanno, però minchia, io vorrei un ragazzo che sia un principe azzurro, che mi apra la porta della macchina, che mi venga a prendere sotto casa. Quando poi ignorano, ghostano palesemente questi ragazzi qua soltanto perché sono troppo gentili, capito? E vogliono i ragazzi stronzi. Pure questa ipocrisia mi fa incazzare. Ma che ve ne frega? Eh sì, no, ma perché il discorso è il fatto che è un pezzente quel ragazzo, capito? Vogliono i ragazzi di classe, insomma. Quelli altolocati, magari belli. Sono complicate le ragazze. Ora non voglio fare una live dove praticamente sto a... Ecco cosa le vorrei dire, Mamti. Mammet. Cioè, non voglio che questa live si trasformi in un insultiamo le donne, no, perché comunque ci sono anche brave ragazze, questo mondo e quant'altro. Però spesso ci sono delle contraddizioni che sono abbastanza importanti, Già. abbastanza impattanti, come dicono il mio collega di lavoro che fa sempre impattante. In un modo abbastanza particolare, lo dice. Per dire in maniera grezza, sì, vogliono i maranza, vogliono gli stronzetti che le sfottono, che le prendono un po' per il culo. Però, perché la ragazza cosa vede? Vede che quello lì è un duro, una persona cazzuta, uno forte, uno sicuro di sé. E questa autostima, questa Nuovo sicurezza in se meme è impattante. stessi, quanto pare, nuovo meme, è impattante. Lo mettiamo adesso come magari sound alert. Impattante. E comunque, stavamo dicendo, sì, gli piacciono i maranza le ragazze, perché comunque cioè, sono stronzi, sono sicuri di sé. E loro vedono che cosa vedono, in sostanza, vedono il ragazzo che è cazzuto, quindi un po' l'uomo tosto, l'uomo che le può difendere. L'uomo invece un po' più timidino, impacciato, che magari va lì sotto casa con la rosa, magari lo guardano e gli ridono in faccia, capito? Perché vogliono quello che, vieni qua, donna! Vogliono lo stronzo, in maniera, detto in soldoni. E poi si lamentano perché vogliono dei ragazzi che siano gentili, cioè. Toh, tieni il nasino rosso, gli direi, guarda. Però non sono tutte così, dai. Non sono tutte così. Anche se finora a me sono capitate solo ragazze così, qua. Però, prima o poi, chissà, magari cambiando zona si trova anche qualcheduna che non sia così. Sì, beh, quello che ho detto poco fa, perché sicuramente l'uomo così attrae perché le ragazze, che non lo so cosa pensano, però quello che vado a ipotizzare è che pensano, minchia, che cazzuto, che duro che è quel ragazzo, capito? Perché dà un po' darà, come dire, l'impressione di essere quell'uomo forte, che ti difende, capito? Spesso Maranza che oltre che essere classiche persone ignoranti, sicure di sé, sono anche violenti, calzano le mani, quelli che magari girano col coltellino, insomma, in tasca. Però le ragazze, mica ci sbavano dietro, perché minchia sono cazzuti i ragazzi così, capito? Poi le tratteranno come la merda, sicuramente saranno dei cervi paurose queste ragazze, per quante corna gli fanno i fidanzati, però contente loro.
Allora, comunque, poi ci sono tra l'altro i. Ci sono qua le news della settimana. Ma quelli che sono arrivati da poco, tra virgolette, da poco, che mi raccontate che avete fatto di bello voi durante questa settimana? Fernando, Daniel, Capibara, Biso e tutti voi altri. Ah, io qua devo aggiornare l'immagine di profilo, tra l'altro. Vediamo un po'. Mettiamo questa qua, giusto? Sì, mettiamo questa. Direi che sì, ci sta di più questa. Ah no, ma l'avevo già aggiornata, ma che cazzo dico? A posto. Ho aggiornato l'immagine di profilo su Twitch poco fa. Fatemi sapere cosa ve ne pare. Hai preso 9 in fisica, dai! Allora vedi che studi, Biso. Hai studiato, eh? Comunque, Treviso, non so se questa qua, questa notizia l'avevo già detta, però boh. E ok, sì, abbiamo forse una sola notizia per questa settimana. Vabbè. Treviso, a Castel Godegno un bar fa pagare le bestemmie, lo sapevate? Una bestemmia 1 euro, 3 bestemmie 2,50 euro, 3 bestemmie da. 3 bestemmie d'autore 5 euro. Bestemmie d'autore non so cosa sono, però. A Castel Godegno, un locale bar sport fa pagare le bestemmie. Hanno esibito sul balcone un cartello. L'idea mi è venuta al ritorno delle ferie. Sì, si vede che non fatturava abbastanza, quindi. Ah, ok. E i clienti hanno aggiunto Camilla, l'hanno presa bene. Finora nessuno si è lamentato, anzi quasi tutti hanno messo dentro il vaso l'euro senza bisogno di alcun richiamo. Bah, mi sembra strano che uno va al bar, magari ci tira un porcone, no, mi devi dare 1 euro, uno fa così. La prima reazione è, ma che cazzo vuoi, perché ti devo dare 1 euro? Mi sembra strano che nessuno si sia lamentato, eh. Vuol dire che lì in Veneto non c'è nessuno che fa, no, ma scusa, perché ti devo dare 1 euro? Mica c'è una legge o altre cose. Buon per lui, però. Invece siete curiosi di sapere, Instagram, chi sono gli influencer italiani più pagati? La classifica. Così, just for fun. A proposito, la scommessa di prima, il pool di prima, com'è andato? Non l'ho visto, eh. Comunque, raga, poi tra un po' dovrei anche andare, mannaggia, miseria. Quindi cerchiamo di far veloce. E la classifica di influencer più pagati d'Italia. Io sono abbastanza curioso, e voi? Allora, dov'è che ce l'abbiamo? Così vediamo anche per la prossima tier list. Ok, cos'è che ha vinto? Capitoli di Fortnite, 3 voti addirittura. Bene, prossima news allora e prossima tier list allora sui capitoli di Fortnite. Ci sarà da divertirsi. Al decimo posto che abbiamo? Al 40° posto e al 92° posto della classifica. No, aspetta, non ho capito un cazzo. Scusate un momento, eh. Dov'è che ce l'abbiamo? Classifica italiana, quinto posto, Giulia De Lellis. Voi la conoscete? Io no. Volto noto nel mondo televisivo italiano. Mai visto. Non so chi sia. Quarto posto. Appena giù dal podio si posiziona il blogger Mariano Di Vaio. Blogger? Blogger di che? Non mi dia di fanpage, ti prego. Boh. Io non so chi cazzo sia.
post, ma ti ho raccontato quello che è successo con la mia migliore amica. No, raccontami, tua migliore amica. Spicy. Racconta, racconta. È qualcosa di impattante. Terzo posto. Beh, minchia, questo hai voglia. Chi è che non lo conosce? No, Gianluca Bacchi. Az. È Unspicy. Lo conoscete lui? Secondo posto Chiara Ferragni. Beh, vabbè, primo posto è Khaby Lame. Mi sembra anche abbastanza ovvio. I primi due erano abbastanza ovvi, adesso che ci penso. Il terzo, beh, effettivamente. Anzi, in verità, mi sorprendo che Gianluca Vacchi sia al terzo posto, eh. Pensavo abbiamo fossero addirittura al primo posto. Litigato di brutto, come mai? Vi piace lo stesso ragazzo? Sto scherzando, eh. Non si sa mai. Allora, tra l'altro, partiamo direi... Ci siete ancora tutti? Biso, Fernando, Capibara e Daniel. Almeno voi quattro, so che ci siete, c'eravate di sicuro. Perché adesso comincia la tier list sulla moda. Ehi, parte o no? Allora. Eccola qua. Chiudiamo questa. Quella lì era la tier list. I 5 influencer più pagati d'Italia. Quando abbiamo un po' in sostanza? Allora abbiamo Adidas. Dalla A alla S, che voto gli volete dare? Ok, facciamo così, va. Ditemi un po'. Allora, Daniel e Biso ce l'abbiamo, Fernando pure, manca Capibara forse, è ancora vivo? No, c'è anche Capibara, mi sa. Allora, abbiamo una A per la Adidas, io direi... Allora, vediamo un po'. Adidas è molto buona, direi. Però... Beh sì, no, forse BS, giustamente, magari a Gucci, quelli là. Anche se non l'ho mai provati e mai li proverò sicuramente, però... Direi che un A, cioè un tra virgolette molto buono, lo potrei mettere. 2A. Facciamo così, va, però... Giusto per essere un po' più chiaro anche sulle votazioni, perché magari c'è chi magari tipo il B pensa che faccia schifo o altre cose. Mettiamo così, buono. Molto buono. Molto, molto, super buono, no? Stupenda. Stupendo. E... mediocre. Non mi piace. Pat, così adesso è anche un po' più chiaro. Quindi abbiamo 2A, nel senso, quindi 2 molto buono. Tra l'altro io tra 20 minuti dovrei uscire più o meno, mannaggia. Quindi abbiamo 2A. Direi anche io un A, cioè un molto buono, quindi. Voi altri invece? Facciamo così, diamo più o meno un tempo di un minuto per rispondere, se non ricevo poi più altre risposte, andiamo avanti. Anche perché sennò poi qua ci stiamo veramente un bel po'. Alexander McQueen, chi è che lo conosce? Io onestamente mi asterrei dal votarlo, anche perché onestamente io sì, conosco McQueen perché io ci lavoro, nel senso, ci lavoro, tra virgolette, per McQueen e gli altri, e Balenciaga e altri Joe e altri brand, però non so onestamente di preciso che cos'è che c'è dentro, cioè com'è che sono. E... quindi direi andiamo avanti. Se nessuno di voi lo vuole votare. Spero di non aver messo poltrona fra, adesso che ci penso, perché quello lì è mobilistica. No, ok, no, non c'è, non c'è. Allora, ASICS. ASICS, beh, direi un buono. Ma scusami, non l'ho salvato qua. I nickname qua. Cioè le etichette. Ok, no, me la salvate, me la salvate. Quindi dicevamo. Perché scusami, non va? Ma che cazzo sta succedendo, pardon.
Niente, raga. Ditemi un po' nel frattempo il prossimo che è la ASICS B. Mannaggia miseria. L'abbiamo quindi qua. Eccolo qua. Allora, dicevamo, prossima Alexander e qui niente, ASICS mettiamo buono, quindi io direi anche altrettanto buono, perché cioè, ci stanno quelle dell'ASICS, però non tanto quanto l'Adidas, direi. Ci dici te, Daniel? Ma Air e Nike sono la stessa cosa? Beh, le Nike Air, sì. Non esiste la marca Air, esistono le Nike Air, che è un modello della Nike. Poi abbiamo Balenciaga. Balenciaga, anche qui, moda. Onestamente io non conosco bene i prodotti di Balenciaga e altre cose. L'unico che ho visto... Beh, no, sì, gli unici brand che ho visto dove lavoro io, cioè di prodotti che ho visto, sono Gucci, Armani e qualcosina di Yves Saint Laurent, più o meno. Anche Jimmy Choo ho visto. Jimmy Choo, tra virgolette, carino per le scarpe, però... Sono roba comunque assai costosa. Balenciaga, se non lo volete votare, andiamo avanti. Direi Bottega Veneta. Oh, sì, pure. Abbiamo Karl Lagerfeld, poi Barberi, Dolce Gabbana. La Nike c'è, giusto? Sì, c'è Nike. Penso che comunque qua voteremo pochissima roba. Vediamo un attimo. Tipo Balenciaga, se vogliamo proprio darci un'occhiata così. Sì, su sta roba qua, in sostanza. Che sono mutande? Ah no. Sono delle scarpe, non l'avevo viste, minchia, sembravano tipo le mutandine tipo così appese. E poi in verità, vabbè. Questa qua è la roba di primavera 2024, boh. Vedi tu, no, tipo abbigliamento vedi tutto. Sì, però dovremmo stare a control. Madonna, che sbocco. Bah, a me non piacciono onestamente. Io direi boci. Cioè, mediocre, dai. E sta roba costa 3500 euro. Minchia, ma vado da Piazza Italia, minchia, è la stessa identica cosa. Cioè, solo a me sembra un look da vagabondo, da senza tetto. D? Eh sì, no, effettivamente forse avete ragione, D. Sì, però qua dovremmo andare a cercare ogni volta... il porco due. Dovremmo andare a cercare ogni volta... la roba giù. Cioè, andare a vedere sul sito ogni prodotto. E... Barberi, Bottega Veneta, non so. O come dicevo mio collega, Burberry. Karl Lagerfeld, avete mai visto roba di Karl Lagerfeld? Volete votarlo? Questo no. Ma che cazzo dico Karl Lagerfeld, porco di... No, questo è Calvin Klein. Calvin Klein. Karl Lagerfeld è un'altra, no. Karl Lagerfeld qua manco c'è. Giusto? Esatto. Vabbè, oddio, di... Cosa c'è di Calvin Klein? Le mutande, forse? Non mi ricordo. Che voti volete dare? Io direi forse molto buono, perché vabbè, oddio. Calvin Klein direi buono. Io direi un molto buono, siamo quindi, ce lo contestiamo qua, più o meno. E cos'è sta roba? Buono, non lo so. E... qualcun altro? Daniel, Capibara, Fernando, non so, volete dare anche voi un altro voto? Facciamo così, va. Possiamo fare almeno così, vabbè. Sì, su sta roba qua. Beh, Calvin Klein. Sì, dai, cioè. Non mi sono mai informato su...
tutti sti brand, cos'è che c'è? E non rompermi i coglioni. Sto notando una cosa comune. Ah no, che okay, no, ci sono anche bianchi. Scusate, non è per essere razzisti, no, però stavo notando un certo pattern. Ma no, ma è la stessa persona allora. Avevano finito il budget, avevano una sola persona come modello. 5 annunci, minchia. Marche di liquori? Lo possiamo salvare. Magari mi tengo una bacheca con tutte le idee scartate che possiamo comunque riciclare e usare un'altra volta. Ma vi dirò, beh, Calvin Klein, beh. Ma sì, buono, sì, no, forse. Alla fine questa è la roba. Roba normale, sì. Direi sì, anch'io buono. Quindi abbiamo 2B, 2 buono. Prossimo cos'è? Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, beh, direi molto buono. Sulla fiducia, direi. Dolce & Gabbana cos'è che fa? Profumi, vestiario. Dolce & Gabbana, anche se non l'ho visto, si sa, è un po' come Gucci, quei brand che alta moda, insomma. Quindi, vabbè, di norma direi già sulla fiducia. Molto buono sulla fiducia. Sì, anche gioielli fa, a quanto pare. Non so quanto sia imbarazzante il fatto che io lavoro in un centro dove c'è tutti questi brand e non so che cazzo c'hanno dentro. Boh, vediamo un attimo. Sì, gioielli, insomma, queste robe qua. Roba elegante. Che poi mi dico, ma cioè, 2.750 euro. I giubbotti da 70 euro, che sono anche abbastanza costosi, i giubbotti da 70 euro in Piazza Italia o Zalando o altre cose, sono la stessa identica cosa. Identici. Questi 900 euro, cioè, li paghi 120 euro e sono già abbastanza cari, però li pigli veramente di buona qualità. Però, vabbè, insomma. Dolce & Gabbana, cosa vogliamo mettere? Ditemi un po'. Conosci il Gin Elba? No, assolutamente no. Cocktail preferito, regà? Ah, ma no, aspetta, intendevi un alcolico? Ah no, aspetta, 5 euro non intendevi i vestiti. Il Gin Elba no. Molto buono. E mio il Capirosca alla fragola. No, o il 4 bianche alla fragola o il Capirosca alla fragola, non lo so. Forse il Capirosca, non lo so. Sono allo stesso livello, li adoro. Comunque, Dolce & Gabbana, cosa gli vogliamo mandare come voto, raga? Io in verità tra 20 minuti dovrei essere fuori di casa, mannaggia. Ma che cazzo me ne frega delle clip di In Fortnite di so pratica qua? è venuta a dormire da me poi dal Oddio. giorno dopo per una Sì? settimana intera non mi ha cagato poi Ma mi ha sì, anche ghostato senza direi. motivo poi mi scrive uno su Discord e mi fa di lasciarla in pace prima Io uscivamo direi tutti i buono. giorni e adesso Quindi più o nulla meno mi è sento così. preso per il culo da lei. Lei era l'unica ragazza con cui potevo scherzare senza che pensasse che mi piacesse per tipo 2 settimane. Adesso Sono lo stato leggo, eh. chiuso in casa. Era quando Molto ero buono, anche te assente qui dici? sul A canale te molto senza uscire buono. mai ed ero distrutto. E allora mettiamo qua, se c'è 1, 1 e 1, quindi. E quindi abbiamo sì un B. Ah, tu dici C. C nel senso, no, che dico buono. Quindi abbiamo due buono e un molto buono. Eh sì, no, comunque sempre qua. Prossimo dice Converse All Star. Molto buono, non lo voglio mettere su stupendo, però molto buono. Poi ormai mi sa che nessuno arriva su stupendo. Forse ci arriveranno sulle Nike. Cioè, se Adidas su molto buono, non voglio, cioè.
Converse, cosa volete dire? Cosa mi dite? Minchia. Io anche direi molto buono, abbiamo quindi due molto buono, ditemi un po' se avete altri voti per cambiare la votazione. Io e Biso abbiamo votato, Fernando, Daniel, fatemi sapere la vostra. Comunque mi dispiace, ti direi, il consiglio che posso darti è se vuoi pensare, cercare di capire il motivo per cui sei stato ghostato, ma a parte che non ne vale la pena, cioè se si è comportata da stronza, mandala a fanculo, non la cagare più. Questo è il consiglio che ti direi. Una cosa che ho capito veramente solo da un annetto è proprio la necessità di mandare a fanculo certe persone. Nel senso, tu pensa una cosa, puoi anche cercare il motivo di per cui ti ha ghostato. Magari, che ne so, è venuto a casa tua, ha visto che sei uno zozzone, tieni a casa in disordine, dico, minchia, sto qua è tutto disordinato, io non voglio avere amici così, e boh, ti ha ghostato. Esempio, ok? E tu pensa una cosa, ma anche se trovo il motivo e cambio per stare più simpatico, per tornare a essere amici, ma ne vale la pena? Ma vaffanculo, nel senso, onestamente, ti direi io. Io ho chiuso dei rapporti con amici che avevo da anni, anni, anni. Perché mi hanno preso per il culo un paio di volte, basta, con me hanno chiuso. Perché anche se ci faccio pace, scuso, ho sbagliato, perdonami, ghost, cosa mi dice che non mi prende per il culo, non tradisce la mia fiducia un'altra volta? Allora, se ti giochi a mia fiducia una volta, due al massimo, poi non sei più mio amico. Perché se sbagli una volta, risbagli di nuovo. Pensate sempre a questo quando litigate con delle persone. Se si è comportata così una volta, puoi rifarlo in futuro, quindi non ne vale manco la E pena mi è successa la cercare. stessa identica cosa 2 anni fa con il mio migliore amico. Me l'avevi raccontato. No, aspetta. Cazzo dico? Aspetta, tu mi seguivi già. Ah no, forse me l'hai raccontato qualche mese fa, non mi seguivi ancora, però. Sì, me l'avevi raccontato, mi ricordo. Comunque, prossimo brand, allora mi sa che a Daniel dice Sì, C, te quindi l'ho buono. raccontato. Sì, ok, comunque due molto buono, un buono va comunque per media sempre su, molto buono. Il prossimo è Diesel, Diesel lo volete votare? Se non sbaglio anche questo fa le mutande. Sono tutte mutande, insomma. Però lo conosco di nome, ma non ho mai visto i suoi prodotti. Mi segui da 29 giorni? Ah sì, no, è vero, perché mi ha tolto il fo... Ma scusami, Biso l'ha fatto? Ah no, Biso l'ha fatto di Fernando, ok, sì. È vero, perché avevi tolto il follow e l'avevi rimesso a quanto pare. Biso, invece tu a quanto sei? Sì, è un bug. No, perché l'avevi proprio tolto. Me lo ricordo che mi avevi rimesso il follow un mesetto fa circa. Christian Dior, lo volete votare? Questo era Chanel. Ops. No, che cazzo dico? Scusate, regà. Ok. Sì, è Chanel. Ah, sì, è Chanel. Mi stavo confondendo che era Gucci, no? Gucci è simile, ma è diverso. Chanel, lo volete votare? Passiamo a Diesel. Dior. B per cosa? Per Chanel? Io Chanel, boh, direi molto buono. Se nessun altro vuole votare Chanel, passiamo a Diesel. O da Diesel passiamo a Christian Dior. O Hermenegildo Zegna. O Gucci, non so. Gucci sicuramente lo votiamo. Chi è che non conosce Gucci? Diesel, Christian Dior e Hermenegildo Zegna, non saprei se voi li conoscete. Io conosco soltanto. Vabbè, io li conosco tutti e tre, però.
Non, a prodotti non li conosco. Forse diesel. Diesel cosa fa? Giubbotti in pelle, forse, non lo so. Non c'ho voglia di cercarlo. Direi che se passiamo direttamente a Gucci, che direi è un molto buono. I prossimi voti sono CBCA. Dici Diesel, Dior, Zegna e Gucci. Che casa è Gucci, faccina pensierosa. Com'è che cos'è Gucci? Ma come fai a non conoscere Gucci? Gucci Gang! Daniel, i tuoi voti a cosa si riferivano? Diesel, Dior, Zegna e Gucci? Mica come spinge sta canzone. Comunque Gucci è penso forse il marchio di moda più. Allora, Gucci direi molto buono, voi? Gucci S? S, mettiamola su. Effettivamente adesso che ci penso, la striscietta dei colori, sono i borsali dei Maranza, ci avete fatto caso? I Maranza vestono Gucci. H&M, Dior C? Ma sì, va, mettiamo C, quindi buono. Christian Dior è buono anche. Diesel, bah, io direi. Ma sì, mettiamo sì anche questo qua su buono, direi. Voi che dite? Anche se è un po' sbagliato recensire roba che non si conosce, come dire, ti piace la pizza con l'ananas? Non l'ho mai mangiata, ma diciamo di così a caso. No, i Maranza vestono ciucci. Ciucci? E io perché sono a Milano. E a Milano. No, lasciamo stare. Se no, qua questa diventa l'ultima live. H&M? H&M lì. Questa direi, boh. Direi buono nel dubbio. Buono, molto buono. Anche questa è una marca molto, molto famosa, però. Zegna D. Non ti piaci? No, A, B, C, D, mediocre. E H&M, regà, io direi dai, buono. Voi che dite? Molto buono Zegna, eh no, molto buono H&M. Facciamolo qua allora, tra questi due. Almeno che qualcun altro non vota. Cosa stai insinuando? Io so di Milano, ti vengo sotto casa, è scherzo. No, 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 hai riferito quel che hai detto. I Maranza sono ciucci perché sono a Milano e quindi non diciamolo, sennò qua il ban è palese. Allora, sono inclusivo, non discrimino nessuno, per i propri gusti, sia chiaro, si scherza. Jimmy Choo direi buono per le scarpe, sì, per le scarpe, sotto Adidas palesemente. H&M A, quindi due molto buono. Jimmy Choo che si diventa invisibile. Vance S. Aspetta un attimo, arriverai Vance. Vance è la V è dopo. Aspetta un Cosa attimo. ti banno io se non lo fa Twitch? Ah. Nike S. Aspetta, ehi, frat, stai calmo. Passiamo a, vediamo, Levi's. Levi's, boh, direi buono o molto buono, non so. No, Levi's forse molto buono. E Louis Vuitton, vabbè, minchia, S, dai, regà. Direi palesemente S. Originale, eh. Originale. Che casa è S? Louis Vuitton. Non ditemi che non avete mai visto le borse così, eh. Borse, portafogli così. Che mara. Morita. Voilà, fratme! Andiamo a scassare tutto. Tra un po' mi vedete con il baffetto quadrato, il cappellino al rovescio, la canna in bocca, il borsello da Maranza e il coltellino sull'altra mano. E comunque,
Stavo dicendo Moschino, niente, New Balance. Nel New Balance direi molto buono, raga. I miei amici mi fanno fuori stasera. Alle 10 devo essere là, porco dio. New Balance direi molto buono. Tanto quanto le Adidas, palesemente. Io conosco solo Luigi Vittorio, non Louis Vuitton. Prossima direi Nike S, mettiamo. Effettivamente sì, le Nike hanno un po' più di eleganza. Le Adidas ci stanno, sono sportive, anche le Nike sono sportive, ma le Nike hanno proprio un tocco di glamour in più, diciamo. Poi, mi raccomando ragazzi, se non votate io poi vado avanti perché devo un po' speedrunnare. Puma, non so se dopo S c'è, basta. Dopo S c'è il vuoto, c'è la Bedrock, c'è. E Prada, anzi direi anche questo buono, molto buono anzi. Baffetto sotto naso piccolo, capelli stirati dal lato, con un cento, yeah! Adesso prossimo è Prada Milano. Cosa tare a Prada Milano? No, ma domani vedete tipo questo canale non esiste perché ha violato i termini della community di twitch.com quando andate sul mio link, sul link del canale. No, mi dissocio. Asciano, faccina corrucciata con bocca aperta, faccina corrucciata con bocca aperta, faccina corrucciata con bocca aperta, faccina corrucciata con bocca aperta. Allora, evitiamo, va. Comunque, diciamo, Prada molto buono, che dite? Ghost adesso mi muta per 40 minuti. No. Puma direi molto buono, dai, raga, che dite? Molto buono insieme a Adidas. SS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 S
Puma S? Vabbè, mettiamola su S allora. Poi prossimo diciamo Ray-Ban. Beh, raga, Ray-Ban, gli occhiali belli, gli occhiali fighi fighi, direi da stupendo. No? Se avete i soldi volete flexare, pigliate i Ray-Ban. Ho anche gli occhiali di no. Quali sono gli occhiali quadrati, quelli neri che spiano i ricchi? Quello sono di Gucci forse o di Armani, non mi ricordo. Comunque Ray-Ban è tra i migliori. Esattamente. Poi Reebok, no, North Face, boh. Vediamo un po'. Reebok, veloci. Facciamo buono? Scarpe sportive. Sono un po' come la Asics più o meno. Per giù siamo lì. Vi direi. Se scrivete in tempo, correggiamo il vuoto. Se no, passiamo a Nord The Face. Nord The Face, onestamente, mai Voglio visti i uno suoi prodotti, colosso. però. Però va buono, direi. Ah, molto buono. Forse un po' esagerato. È un po' come Lacoste. Come Lacoste SS. o. Addirittura. Fanno tipo queste magliette qua alla fine, la Nord The Face. Semplicemente qua ho scritto. A Nord The Face, però sono tipo le polo, queste cose qua. Voi dite S, a parte io dico buono. No, io dico ti dico buono. Un stupendo, un molto buono, quindi sono tre voti. Mettiamo su molto buono se Daniel non vota. E abbiamo poi Timberland. Beh, Timberland molto buono, direi. Stanno. No, no, aspetta, no, stavo pensando a Napapiri. No, no, no. La papiria non c'entra con la Nord Face. Allora, vediamo. Poi magari sparo una cazzata, eh. Ovviamente ci sono anche le tipo magliette, tipo. Ah, ci fanno anche i giubbotti Nord Face. Però sì, insomma. Mettere S a questi qua forse è un po' too much. Secondo me. Ma
fanno anche, ma solo giacche, no? C'erano anche tipo le maglie, adesso. Ah, ecco perché. Giacche, ma che cazzo ti ha detto giacche? Ghost 3D North Face. Tipo queste qua fanno anche, praticamente. Magliette così semplici. Sì, io direi belle, dai. Bello, molto bello. Nono, allora B. B, quindi dite buono. Abbiamo quindi due B e una A, forse. E una S, non mi ricordo. Prossimo abbiamo le Timberland. Timberland famose per le scarpe, se non sbaglio. Direi molto buono, dai. Poi abbiamo Valentino che è stato inaugurato l'altro ieri da me. E poi. Anche per le magliette, ma comunque ha. Ah, molto buono. E mettiamolo qua, dai. Sti cazzi. Timber, ah no, ah tu dici per. Ah, dici per quello, ok, no, pensavo. Ah, ok, a posto. Top. E Valentino non lo so, vabbè, Vance. C per cosa, Daniel? Vabbè, sì, ho comunque sempre 2A e 2. Ah, tu hai detto, no, scusa, hai detto A, che è qua. C che è qua. Timberland, e mettiamola qua, allora, dai, più o meno. Vance, invece, avete detto prima. S, io direi molto buono. Per ora. Per ora uno stupendo e un molto buono va a finire là. Su stupendo. Se non dite altri voti. Ah, abbiamo due A e una S. Mettiamola su A allora. Cioè, su molto buono. Poi abbiamo Versace. Non so, io eviterei di votarlo. VS. SS. Versace S. Ho capito bene? SSSSSS. Ok, Versace S, boh, a posto direi, se nessun altro vuole votarlo. Questo non so che cazzo sia, forse era un altro logo di Yves Saint Laurent, boh, non lo so, perché sono simili. Nel dubbio sti cazzi, andiamo su questo. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, vabbè, molto famoso come brand, direi. Questo punto stupendo, dai. Ho un ricordo bellissimo con Versace. Ah, grazie per Victoria's Secret, è vero, è vero, è vero. Però Victoria's Secret, onestamente, a parte i completini sexy che c'erano su Big Bang Theory, che c'era la ragazza fa, oh, c'ho i completini sexy Victoria's Happy Zone. Secret, andiamo a scopare, tipo, a parte quello però non ho mai visto con i miei occhi roba di Victoria's Secret. Sì, no, beh, si immaginava da quello che ho appena detto. Yves Saint Laurent, io, beh, vi direi S, voi? Poi abbiamo Zara e Columbia, che non so che cazzo sia. A meno che tu non abbia la patente. No, no, no. Poi, oddio, al giorno d'oggi non c'è da meravigliarsi se magari tipo anche gli uomini comprano vestitini, calze a rete e altre cose. Dobbiamo essere inclusivi a questo mondo. Non bisogna Zara B. giudicare i gusti degli altri. E allora, direi Zara, oh, io direi Zara sì, anch'io B. Zara B, Zara B e 3B contro una C, mettiamola quindi su B. Basta direi, raga. Questa è la tier list sui brand di moda, raga. Devo andare che mi stanno già rompendo i coglioni. Giustamente, il 10 doveva essere Sì, già là. ho uno sticker che fa schiaffo educativo. Ah, ciao. Su e mandalo su Discord. Così ci facciamo due risate.
Io, regà, vi ringrazio di cuore per la compagnia. Noi ci becchiamo quindi domani se... Ci becchiamo domani, ve l'ho anche detto su WhatsApp, verso l'una alle due forse. Live, adesso poi vi farò meglio sapere domani. E ci becchiamo domani pomeriggio, se ci siete... Scrivetemi qui in chat intanto se ci siete domani, domani in primo pomeriggio, più o meno dall'una e mezza a due in poi. Due e mezza circa. E dicevo... Vi ringrazio per la compagnia, un bacione, mi ha fatto più che piacere, ci becchiamo domani in live. Dalle due ci sono. Perfetto, allora ci becchiamo domani pomeriggio. Dicevo, se riesco e tutto va bene, domani pomeriggio, primo pomeriggio andrò in live, ci facciamo due partite insieme, ci divertiamo, ci facciamo due battute, scherziamo, anche se non giocate con me comunque rimanete in chat, ci facciamo due chiacchiere come al solito. E vi auguro una buona notte a tutti, io vado a breccarmi a merda e bye bye.